Bella ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono SimoPlay. Oggi siamo di nuovo insieme per un nuovo tutorial sui Football 2024. Quest'oggi video dedicato all'attacco, come attaccare al top su questo videogame, quantomeno secondo me, perché ricordo a tutti, quelli che faccio sono tutorial personali riguardo al mio modo di attaccare, al mio modo di difendere. Poi magari ci saranno player altrettanto forti che attaccheranno e difenderanno in maniera diversa, però questo è il mio modo, come già detto. Ragazzi, se volete supportarmi, iscrivetevi, attivate la campanella, lasciate like. Arriviamo almeno a 100 mi piace se volete subito un nuovo tutorial dedicato a questo videogame. Anzi, fatemi sapere nei commenti quali altri tutorial vorreste. Inoltre, vi ricordo che faccio lezioni private su questo gioco. Trovate i social per contattarmi in descrizione. Ovviamente, nelle mie lezioni dico molto, molto di più rispetto ai tutorial. È una cosa molto, molto personalizzata, quindi è un attimino diverso. Si va ad approfondire il tutto nelle lezioni, però comunque do anche i tutorial perché non è che io voglio fare solo così a pagamento, ci mancherebbe. E vi lascio anche il link del mio gruppo Telegram personale dedicato ai football nel commento fissato in alto. Siamo ad un passo dai 1300, quindi entrate numerosi. Allora ragazzi, la primissima cosa, prima di andare a vedere le clip come abbiamo fatto nel video della difesa, la primissima cosa che vi voglio mostrare è la crocchetta, perché nel mio modo di attaccare il doppio tocco, quindi chiamato in game doppio tocco, deve avere l'abilità il giocatore, è fondamentale e si fa in questo modo qui. Porti palla, questo è spostando la palla verso destra, attaccando verso destra, ve lo faccio vedere piano, io la faccio concatenata anche, ve lo faccio vedere piano, 1, 2, ecco qua, 1, 2. E continuo a tenere premuto, vedete raga, ma funziona anche se la lascio, anche se la lascio, cioè non è che per forza bisogna tenere premuta, io la tengo premuta per comodità, perché poi subito sono pronto a farne un'altra, però come vedete e questa è spostando la palla verso destra, attaccando verso destra, quindi la levetta destra va in basso, la levetta sinistra va a destra, così. Come vedete, io riesco a farne quante ne voglio, come il pane, concatenate. Sempre correndo verso destra, questa volta noi vogliamo spostare la palla verso sinistra. È la stessa cosa, però la levetta destra, come potete vedere, va verso l'alto. Quindi rifacciamola di nuovo. Levetta destra verso l'alto, così, levetta sinistra sempre verso destra. Per quale motivo? Perché la levetta destra rappresenta la direzione in cui spostiamo la palla, no? In questo caso a destra e a sinistra, in alto e in basso, perché noi ci dobbiamo ragionare come se fossimo il giocatore, ok? La levetta sinistra invece rappresenta la direzione in cui spostiamo la palla, quindi qui corriamo a sinistra. Se vogliamo spostare la palla verso l'alto, quindi verso sinistra, la levetta destra andrà verso l'alto. Se vogliamo fare verso il basso, quindi verso destra, la levetta destra andrà verso il basso, come potete vedere. Attaccando dall'altro lato, la levetta destra rimane uguale. E quello che cambia è la levetta sinistra, no? Quindi così è per andare verso il basso, così è per andare verso l'alto. Facendolo una volta sola, viene così. Anche dall'altro lato. Se invece noi ragazzi, che è la cosa più utilizzata, volessimo andare non in orizzontale, bensì in verticale con la crocca, cambia leggermente il tutto. Perché se noi vogliamo correre di qua, verso gli spalti, e spostarci la palla a sinistra del giocatore, dobbiamo andare così. Quindi levetta destra verso sinistra, levetta sinistra verso l'alto, così. Se invece vogliamo fare la stessa cosa, sempre correndo verso gli spalti, ma spostarla a destra, così, dall'altro lato. Tan, tan, questo è il movimento, tan, tan. Deve essere concatenato, come potete vedere, raga, mentre io sto finendo di muovere la levetta destra, già iniziò a muovere la sinistra. Notate? Cioè, se io faccio se aspettando, non viene. Ad esempio, se io faccio prima questa, poi aspetto, mi fa il doppio passo, vedi, ta ta, non me la fa, ta ta, perché non deve essere prima uno poi l'altro, ma deve essere concatenato, ragazzi, il movimento. Quindi andiamola a rivedere, tan, andando, correndo dall'altro lato, in ugual misura, qua, pam, pam, anche piano,
anche una volta sola, come potete vedere. E chiaramente la stessa cosa vale se voglio spostare la palla dall'altro lato. Tan, 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 tan. Come si fa a fare le crocchette veloci come le faccio io, anche concatenate così, le posso fare in tutte le direzioni, come vedete, un po' di qua, un po' di là, un po' di qua, faccio le concatenate. Come si può allenare, allenare, allenare? Io vi consiglio a tutti quanti, ogni volta che accendete la play, di andare un quarto d'ora, 20 minuti in allenamento a fare questa roba all'infinito, finché non vi riesce benissimo come il pane. L'altra situazione che dovreste imparare, se volete attaccare bene, va imparata dopo che imparate la crocca, chiaramente, e sarebbe la crocca interrotta. Come si fa? Adesso ve lo faccio vedere. È una crocca dove io vado subito, adesso qua manco mi è riuscita, è una crocca dove vado io immediatamente a concatenare, eccola qui, mi è appena riuscita, a concatenare il passaggio. Vedete con che velocità, pam, ecco qua, eccola lì, anche con Griezmann. Eccola lì, rispondiamo con Mbappé. Questa non è la crocca. E quindi si tratta semplicemente di una crocchetta, qua manco è riuscita, si tratta semplicemente di, eccola, di una crocchetta dove io vado immediatamente, come potete vedere dal pad, a concatenare il tasto della X. E questo è molto importante, perché? Perché la utilizzo per uscire dalle situazioni difficili. E poi l'altro tasto che vi faccio vedere in allenamento, e adesso ci saranno anche le clip dove gioco in divisione, le analizzeremo insieme, è il super cancel, fondamentale per attaccare secondo me. Serve per fintare i tiri e i passaggi. Si tratta semplicemente di premere il tasto della X e R1 R2, come potete vedere, con questa velocità. Quindi è praticamente prima la X e subito dopo, pam! Non è insieme, io prima premo la X e dopo una frazione di secondo R1, R2. E si può andare a utilizzare in questo modo, più volte, tam, tam, da un lato, dall'altro, e ti giri nel mentre. Vedete io come faccio con la levetta sinistra nel mentre mi giro da un lato, dall'altro, cerco un attimino. E puoi farlo anche con il quadrato. Se uno fa il quadrato, qual è la differenza? Con la X il piede rimane fermo del giocatore, come vedete. Se voi andate col quadrato, vedete? Muove la zampa, muove, e quindi è diversa la finta che andrete a fare. Cosa completamente diversa è la finta di tiro, questa quadrato X, completamente diversa, ma ne parleremo nel video dedicato alle skill. Adesso, fatte queste doverose premesse riguardo alle cose da utilizzare per andare ad attaccare bene, andiamo a vedere le clip dove attacco, così le analizziamo. Ragazzi, ormai lo sapete, se avete visto il video sulla difesa siete a conoscenza delle clip, diciamo, di come lavoro con le clip nei tutorial, quindi andiamo ad analizzare. Ho preparato 13 clip da analizzare, andiamole a vedere insieme. Prima clip: palla recuperata con Messi, si va in avanti, Neymar, scambio veloce, crocca interrotta, quello che vi facevo vedere prima, fondamentale per questo tipo di passaggio. Non sarebbe passato il passaggio altrimenti, ragazzi. Pum, c'ho quello davanti, pam pam, l'unico modo per far passare quel passaggio. Crocca, crocca, mi allargo, tiro a giro, miracolo del portiere, e vabbè. Però fondamentale da utilizzare la crocchetta e la crocca interrotta, come vi dicevo. Passiamo al video numero 2. Recupero, Neymar di prima, scarico per Vieira in avanti, da Cruyff. E questo è quello che vi volevo far vedere, ragazzi. Guardate, la recupero, super cancel, crocca interrotta, e gliela ridò, super cancel e crocca interrotta, ragazzi, perché veramente è fondamentale utilizzare questo tipo di manovra per non essere prevedibile. Clip numero 3. Qua c'è un fallo, vabbè. Adesso inizierà l'azione che ci interessa, e guardate sempre il pad, mi raccomando. Cavino con il cerchio di prima, pam, tam, tam. Quello, vabbè, qua ho sbagliato, ragazzi, però il senso era lo scavino che ho fatto a un certo punto per uscire, molto importante questo, pam, che mi ha fatto aprire tutta l'azione. E poi i passaggi di prima, perché su questo videogame, ricordate sempre, non sottovalutate mai questa cosa, per attaccare come si deve su questo videogame, ragazzi miei, ci vuole il passaggio di prima, ma per forza, raga, altrimenti non riuscirete mai ad attaccare bene senza i passaggi di prima. Per quale motivo? Perché
La gente tende a pressare molto, sbagliando secondo me, perché appunto se si fanno i passaggi di prima si fregano i giocatori che pressano. D'altra parte però, se trovi quello che ti pressa tanto e non fai i passaggi di prima, ti frega lui, perché ti sta sempre addosso. Se tu poco poco però inizi a fare i passaggi di prima, lo metti in difficoltà. Vediamo questa clip. Baggio, crocca interrotta, fondamentale. Quindi abbiamo visto un'altra volta che sono passato in un passaggio. Questo è un modo per non farsi intercettare i passaggi, anche la crocca interrotta, capite raga? Qua mi anticipa, cerco di recuperarla. Qua ho lasciato una clip un po' lunga perché voglio farvi vedere questa azione. Che sbaglia, però la verticalizzazione, ragazzi, quindi subito velocizzare, la porto, aspetto, vedo Ronaldinho, triangolo, pam, di prima il tiro, che di solito entra, di prima fatto in che modo? Raso terra, ragazzi, rigorosamente raso terra. Ma non è solo questa azione che vi voglio far vedere di questa clip, perché adesso il video ovviamente va avanti. In questo modo riuscite a vedere come attacco nelle situazioni clou e che tasti premo, ovviamente. Poi sta alle vostre mani, ovviamente, perché non è che è facile, assolutamente. Anzi, non è per niente facile. Si va in avanti. Di tacco, sempre per andare di prima. Provo la crocca interrotta, ma non riesce. Quindi alle volte anche con la crocca interrotta non si riesce a passare, se è quello che ci sta davanti prima, come si deve, diciamo, l'L2. Si va avanti, questa dovrebbe essere l'azione che ci interessa. Qui. Ecco qua, l'errore dell'avversario. Io che faccio? Invece di tirare in porta, perché tutta la clip era per aspettare questa scena qua, che sembra una cavolata, ma in realtà è importantissima. Perché? Perché io qui recupero il pallone, quasi tutti avrebbero tirato in porta. Io invece di tirare in porta, che faccio? Extra pass, pam, in mezzo, gol sicuro. Questo si chiama extra pass. Tutta sta attesa per dirvi che quando siete con la palla in aria, prima di pensare a tirare, fondamentale per l'attacco in questo gioco, dovete vedere il compagno al vostro fianco e lo dovete vedere, cioè nel senso dovete cercare di servirlo raso terra, senza alzare il pallone. Io sono contrario ai cross, quindi si va a servire raso terra. Indipendentemente dal fatto che mo ha sbagliato l'avversario, me l'ha consegnata, ma era solo per farvi vedere l'extra pass. Voi immaginate che entrate voi in aria, non ve la consegna l'avversario. La prossima volta che sarete da soli davanti al portiere, invece di tirare a caspita, non mi fate dire cose brutte, semplicemente guardate a fianco e vedete un attimino se c'è il compagno. Se c'è il compagno, triangolo, se la volete dare davanti, se invece è dietro che dovete fare lo scarico, X, e poi tiro di prima, quasi sempre gol, ragazzi. Andiamo a vedere la prossima clip. Tiene palla, io cerco di difendermi sempre con l'L2 come vi ho fatto vedere nel tutorial della difesa. Palla in avanti, mi prendo sto fallo e qui è l'azione che ci interessa. Macon di prima, temporeggio, triangolo a servire Ronaldinho, ancora, pam, crocca, tiro, non troppo forte. Io in realtà questo tiro qua lo volevo fare ancora più piano, raga. Purtroppo mi è scappato il dito, ma in teoria andrebbe fatto piano. Cioè io ho sbagliato, l'ho fatto un po' troppo forte, è entrato, mi è andata bene. Però lì dovete proprio tirare pianissimo, piano 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 raso terra. Guardate, pam, servo di prima, perché il passaggio di prima, ragazzi, è qualcosa di fondamentale in questo videogame. Temporeggio, servo, di prima, pam, pam, subito, anche il tiro effettuato di prima. Quindi velocità di pensiero, velocità di esecuzione. E questa la differenza, ragazzi. Velocità di pensiero e di esecuzione. Andiamo avanti, prossima clip. La numero 6.
sotto palla, lui la butta, quindi ritorna a me. Questa è un'altra partita, sempre in divisione. Crocca, super cancel, filtrantone, servizio all'indietro e vado col sensazionale. Sensazionale che secondo me non va utilizzato quasi mai, tranne di prima quando si ha tanto spazio, come in questo caso. Crocca per aprirmi la strada. Super cancel, perché super cancel, ragazzi? Perché se voi notate, guardate, c'ha palla Vieira, crocca, pam, per saltare l'uomo. Qui, che sta, vedi? Aveva selezionato. Io la stavo dando lì a Cruyff o volevo servire Neymar, uno dei due. Perché poi la levetta non sempre è precisa, quindi se tu direzioni di qua, io volevo darla a Neymar, però può darsi pure che arrivava a Cruyff. Lui stava in mezzo, tra tutti e due, quindi l'avrebbe presa. Io che faccio? Pam, R1, R2 premuto, vedete sul pad? E che fa il giocatore? Annulla. E mi giro con la levetta, faccio il tocco per andarmene e l'ho fregato. Appoggio, tiro di prima, qua è andata bene, gli è andata bene perché di solito questo tipo di azioni si concretizzano con il gol. Vediamo la clip numero 7. Vediamo un attimino che succede in questa clip. Che poi io le sto analizzando insieme a voi, ragazzi, ci mancherebbe. Non è che le ho analizzate prima e sto ripetendo, è tutto live, lo stiamo facendo. Cruyff allarga. Crocca per aprirmi lo spazio e passaggio concatenato. Qui la perdo, però in ogni caso quello che mi interessava era farvi vedere ancora una volta la crocca e il tentativo di velocizzare, di andare di prima come nel triangolo. Vabbè, non è riuscito, non può riuscire sempre, è chiaro, però ci deve essere comunque il tentativo di andare di prima. Anche qui quello che vi volevo far vedere è quest'ultima movenza, la finta quadrato X di prima. Quadrato X, pam, e me la sposto. Gli è andata bene che me l'ha presa, perché di solito là se riesco a tirare è gol. Clip numero 8. Vediamo quest'altra clip. Arriva Maicon come un treno, un grande anticipo, importantissimo anche in fase d'attacco fare gli anticipi. Di prima, perché di prima, regà? Perché non si deve stoppare là. Se voi stoppate la palla, vi prendete un caffè e aspettate un quarto d'ora, l'avversario mi viene addosso. Guarda, già stava venendo, già l'aveva selezionato. E io sono andato di prima e l'ho fregato. Scarico all'indietro, passaggio. Tutto di prima, raga. Tutto di prima. Quindi il concetto è andate di prima. Perché di prima il gioco vi premia. Qua entro. Pum, pum. Piccolo tocchetto. Lì l'ho spostata leggermente perché avevo paura che andando di prima la faceva centrale. Però ho rischiato. Perché tante volte facendo quella cosa, facendo stoppando lì davanti al portiere, succede che il difensore ve la toglie. Quindi in teoria sarei dovuto andare di prima anche nel tiro. Vediamo quest'altra clip. Filtrante. Kylian. È sul rimpallo del portiere perché la parata ha fatto un miracolo, ma non è che il tiro che vi volevo far vedere, assolutamente, non è quella la cosa clou. E questo, che cosa ho fatto io? Allora, palla di prima, pam, Ronaldinho, che ho fatto? Invece di stare così, col piede in mano a guardare la palla, che non serve un cavolo guardare la palla, io, la testa è rimasta ferma, gli occhi si sono mossi, così, dal centro hanno guardato Mbappé. La palla non la guardavo più, quindi non guardavo la palla. Occhi solo su Mbappé, triangolo, perché tanto lo so che la palla è tra i piedi di Vigno e il passaggio è giusto. Ma in porta, primo tiro, miracolo, secondo tiro, gol. Però la gestione del triangolo, ho visto lo spazio, ho tolto l'occhio dalla palla e l'ho messo sul compagno di squadra. Altrimenti non vi riescono i filtranti se non fate questo giochino. Qua, vabbè. Errore suo, recupero, ma che cosa succede? Il tiro piano piano, ma soprattutto che cosa succede? Gioco di levetta. Senza L1, senza niente, solo gioco di levetta e poi tiro R1 piano piano, solo per farvi vedere quanto è importante il dribbling di levetta. Clip numero 11. Filtrante. Qua ho fatto la stessa identica cosa, perché è un movimento che faccio sempre. Quindi, super cancel, crocca, servo. Lo sguardo a questo punto non è più su Neymar. Lo sguardo passa sulla punta.
e la punta, essendo opportunista che sta facendo, sta correndo in avanti. Attendo, triangolo, lo servo, di prima, pam, mi giro, vedete la levetta puntata verso la direzione in cui mi voglio girare. Prima che arrivi il pallone, R2 premuto, lascio l'R2, R1 più quadrato, piano piano, gol matematico. Gol matematico, ragazzi. Andiamo avanti. Clip numero 12. Neymar crocca con passaggio concatenato, tempo regio, scaletta, questa io la chiamo scaletta, sempre di prima, perché vabbè, qua in inserimento, guardo sempre il giocatore, non guardo la palla, crocca per non farmi intercettare, tempo regio, mi giro di levetta, la potenza della levetta, pum, 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 tutta di prima, scaletta lo chiamo io questo gol, perché il portiere, la CPU, non capisce più niente, pam, 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 tutto di prima. Ricordatevi, stoppare la palla alle volte è il male della nostra manovra offensiva, dovete andare di prima. Ultimo video, video numero 13, in profondità, quindi che cosa è successo? Perché lo voglio sottolineare più volte, perché è forse una delle manovre più importanti, soprattutto se si gioca contrattacco, perché contrattacco scattano in avanti, ma anche contropiede, se si ha un opportunista va benissimo. Che ho fatto? Palla su Sneijder, mi disinteresso del pallone, non guardo più la palla e guardo Mbappé che sta correndo, aspetto, triangolo con Mbappé, tiro piano piano, e ormai lo sapete, il tiro piano piano entra quasi sempre, ragazzi miei. Beh ragazzi, io direi che per questo tutorial può bastare così, ovviamente ci sarebbe anche altro da dire, ma non posso infilare tutto quanto in un contenuto, quindi non mi fate i sapientoni dicendo ma bisogna fare anche quello, bisogna fare anche quell'altro, no. Io ho detto le cose più importanti secondo me, poi vedete voi se volete aggiungere qualcos'altro. In ogni caso vi assicuro che anche solo con le cose che vi ho detto potete fare bene e anche arrivare in prima se attaccate così. Fatemi sapere ovviamente nei commenti se vi è stato utile questo video. Io come sempre vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video, un abbraccio e un saluto dal vostro Simo Play. Bella ragazzi!